Salve a tutti ragazzi, come promesso oggi vi parlerò nel dettaglio di Forza Horizon, che uscirà il 23-26 ottobre, non si capisce bene. Qui sotto intanto c'è l'ultima gara disponibile della demo. Dunque, partiamo dalle basi proprio. Forza Horizon è un free roaming barra open world, ambientato in Colorado, quindi ci avevo azzeccato la prima impressione. Ed è un action racing, ovvero non è un gioco simulativo come può esserlo Forza Motorsport 4, Gran Turismo, così, ma un po' più arcade. Ma non per questo è meno competitivo, infatti è serio, insomma, nelle gare non è così gioca la cazzo di cane, cioè c'è una strategia, ecco, vabbè. Il multiplayer è fino a 8 giocatori ed è sempre open world. Praticamente sarà come il single player, mentre la stessa cosa, soltanto che gli altri piloti saranno appunto umani e non intelligenza artificiale. Comunque, praticamente sarà praticamente la stessa cosa, appunto le manifestazioni, gli eventi così si giocano fino a 8 giocatori, come anche nel singolo giocatore, e più o meno è la stessa cosa. Quindi è una bella cosa alla fine, perché è un free roaming multigiocatore fino a 8 è seria come cosa. Comunque, sto parlando prima della competizione del gioco, nonostante sia un arcade. Praticamente la tecnologia IA Drivatar, quella di Forza Motorsport, è ovviamente questa tecnologia degli sviluppatori che consentono agli avversari di essere sempre più agguerriti e quindi un'intelligenza artificiale molto seria. Infatti già nella mia prima impressione l'avevo fatto notare, notandolo proprio io senza averlo letto da nessuna parte. Comunque, una considerazione personale è che questo gioco ti fa davvero esaltare quando vai ad alta velocità. Infatti, guardate qua in questo momento qui. Sono terzo, devo recuperare quei due là e sto andando fuori controllo, proprio sto andando a una velocità altissima, tipo 280 all'ora, 270, e sto perdendo il controllo. La sensibilità della levetta è fuori controllo completamente e sorpassarli qua, infatti li sto sorpassando a una velocità, li ho proprio bruciati in velocità. Ma mi sono esaltato tantissimo, cioè mi sono sentito un pro gamer della Madonna, cioè, ti fa proprio entrare nel volante, sì, nel volante, nella vettura, proprio ti fa sentire davvero dentro la macchina, proprio ti fa esaltare quando vai ad alte velocità, perché il rischio di schiantarsi è grandissimo, nonostante sia un arcade e non un simulativo, e niente, io in questa partita qua mi sono esaltato proprio, bruciati proprio alle penultime curve, proprio. Questa qui era una Viper. E poi c'è il sistema di scontrare rivali, ovvero un nuovo rivale qua, Black Jokers, così, vabbè, in cui è possibile sfidare il fantasma della lista amici, cioè in questi tracciati è possibile appunto sfidare uno contro uno, facendo vedere il miglior tempo del vostro amico, è possibile appunto batterlo. Dunque, passiamo un po' di caratteristiche, mentre qui intanto in questo pezzo qui sto girovagando un po' per il Colorado di notte. Vabbè, sera, poi dopo diventa notte. E passiamo un po' a dei dettagli che magari non sapete. Allora, ho già detto che si può giocare in 8, vabbè. E l'Horizon Festival, che è il festival dedicato al Colorado, fa da sfondo a tutta la campagna. E questa cosa fa sì che, come dicono i siti sul web, c'è un incontro fra cultura e competizione. Cultura per quanto riguarda la musica, infatti avete sentito prima durante la gara con la stazione radio, ci sono delle musiche davvero fighe, con licenza e tutto. Cultura per la musica e competizione appunto per le macchine. Comunque l'Horizon Festival è tipo una manifestazione automobilistica con della musica dal vivo appunto e tantissimi spettatori, infatti si vedono anche negli eventi del gioco, e ovviamente ci sono le più belle macchine in circolazione. L'obiettivo di tutti i piloti ovviamente è salire in classifica per diventare il miglior pilota dell'Horizon Festival, e niente, questo è per quanto riguarda l'ambientazione praticamente. Forza Horizon, la cosa figa, contiene tipo oltre 60 tipi di superfici di gara, quindi 60 tracciati così. Tutte queste informazioni qua, tra l'altro, le ho ricavate da delle fonti che poi metto in descrizione. Quindi sono più di 60 tipi di tracciati. Ci sono oltre 200 auto, ovviamente tutte con licenza, come ci hanno abituato ad avere in Forza Horizon. Infatti qui adesso vediamo un po' le licenze. Vedete qui tutte le licenze.
intelligenza artificiale seria, ho già detto, e appunto c'è questa caratteristica qua che rende un po' originale il gioco della colonna sonora e della musica dell'Horizon Festival. Poi una cosa interessante, come vedete qui in questo open world qua, stavo giravagando così alla cazzo, c'è l'alternanza di notte e giorno, quindi c'è un ciclo del giorno, notte e giorno, non penso che ci sia anche negli eventi, ma penso soltanto quando si è in open world. E mentre si gira così a caso, si possono trovare vari obiettivi, cioè vari collezionabili, obiettivi secondari. Vedete qua nella mappa quel puntino rosso indica di distruggere quel manifesto, roba del genere. Infatti vedete qua, lo distruggo subito. Oppure possiamo trovare anche delle telecamere che indicano la velocità, e dobbiamo cercare di passare il rettilineo in cui ci sono queste telecamere più velocemente possibile per battergli alla lista amici e entrare nelle classifiche. Poi possiamo trovare gente tipo questo qua segnato sulla mappa che sta andando in contromano, vabbè, da cercare di superarlo, non so, loro cercano sempre di andare più veloce possibile, sono dei rivali praticamente, e da cercare di batterli e niente. L'open world secondo me sarà molto divertente nel multiplayer, cioè così andare alla cazzo di cane in giro così, con le macchine serie appena comprate per testarle, così secondo me è molto bello. Altra caratteristica di questo Forza Horizon è che le superfici, tipo l'erba così, la terra, lo sterrato, infatti nella gara dell'altro video ero nello sterrato, non ti rallentano, ma sono superfici come altre, come la strada, magari non come la strada, un po' meno, però non è che ti rallenta andare sull'erba così, cercare di fare le scorciatoie, eccetera, eccetera. Questo quindi lo rende un po' più actioner. Che altro dire? Se avete altre informazioni che magari avete lasciato, mettetele nei commenti, che io penso di aver detto la maggior parte sul gioco, la maggior parte delle cose. E niente, aspettiamo l'uscita per trarre delle conclusioni finali. Comunque penso già di sapere già grosse cose di questo gioco, penso soltanto di confermare quando uscirà il gioco più che fare un'opinione da zero. Quindi aspettiamo che esce e nel frattempo vi lascio a questo bello schianto. Ciao ragazzi, ciao a tutti!